Faremo un restyling pazzesco oggi su queste pareti. Qualcosa di davvero davvero speciale e pittoresco. Alessandra è venuta per aiutarmi a realizzare questa parete pazzesca. Base vintage su tutte le pareti. Creiamo una base uniforme. Ora, con uno spago e una matita bianca, segnaliamo tutti i contorni per essere più pratiche e agevolate nella stesura del secondo colore, creato con olivia e vintage, una base molto molto particolare. Ora antichizziamo con un dry brush, usando la pennellessa margherita, prima un colore chiaro, il dark sand, ora torta di zucca. Spatoliamo, misceliamo e lo stendiamo anche annacquato per anticare ancora di più. Facciamo un bordo tridimensionale, colori più chiari e colori più scuri. Ora la magia dello spolvero, la base perfetta per il nostro dipinto. Mi raccomando, per seguire attentamente le dinamiche di questo restyling è importante guardare il tutorial completo sul canale YouTube Elisa e Magic Paint. Vi insegneremo a fare luci, ombre, il fondale perfetto, le sfumature e vi insegneremo a creare dall'inizio alla fine una parete pazzesca come questa. Al prossimo restyling! Ciao ciao!